Stiamo veramente arrivando al limite, stiamo arrivando al limite. E lo dico ai titolari, amministratori e fact checker, chiamateli come vi pare, i proprietari delle piattaforme. Veramente stiamo arrivando al limite. Perché ne parlano tutti i giornali, eh? La Via Crucis, la diretta della Via Crucis è Pasqua, amici. È Pasqua. La diretta della Via Crucis, che è un momento importantissimo, cristiano, veramente importante, cattolico, è stata oscurata da Meta. Attento che siate collegati, sembra che l'algoritmo voglia parlare di queste cose, perché evidentemente, no? Quel personaggio che c'è dietro, io dico che ogni dubbio è lecito, però sono sempre più convinto che dietro ai social network ci sia un personaggio molto oscuro, che è molto lontano da Dio. E queste cose lo dimostrano, perché ho notato che quando parli di Gesù, quando parli di fede, quando parli di valori cristiani, parli della famiglia, parli di cose che dovrebbero essere normali e più che lecite, ti oscurano. E pensate, hanno avuto il coraggio, lo chiamano errore dell'algoritmo. Volete sapere la motivazione? È stata oscurata la Via Crucis, Radio Maria era in diretta, ne parla la stessa emittente, Radio Maria era in diretta con la Via Crucis e l'hanno oscurata. Ha dell'incredibile, sì, ha dell'incredibile. Per non dire grottesco, ne sta parlando il Secolo d'Italia, ne sta parlando diversi quotidiani, addirittura ne sta parlando il TGcom e addirittura mi stanno in questo momento bloccando la diretta, 49 collegati su 350.000 persone. Se parli di Gesù, questi ti oscurano, ti nascondono, hanno una paura. C'è dietro Satana ai social network. Non c'è altra spiegazione, c'è dietro il maligno, ci sono dietro i satanisti, c'è dietro gente del genere, ogni dubbio è più che lecito. La domanda è una domanda, ma non è solo una domanda, perché se oscurano la Via Crucis, dando una motivazione del genere, adesso ve la leggo, amici, Meta ha oscurato la diretta di Facebook, su Facebook di Radio Maria, incomprensibilmente censurata. Tanto che la stessa emittente, sto leggendo il Secolo d'Italia, nel rendere noto l'accaduto e scusandosi con i fedeli che stavano seguendo l'evento, non ha mancato di sottolineare in modo sarcastico che il post era dedicato agli utenti e che forse Meta e chi c'è dietro Meta non è al corrente che Gesù è stato spogliato dei suoi panni. La diretta è stata bloccata, vi dico la motivazione. La sto leggendo, abbiamo rimosso il suo Radio Maria, abbiamo rimosso il suo contenuto. Guardate, tutto vero, non è una fake news, potrebbe sembrare una fake news, amici, ma non è una fake news. Cioè, è una cosa assurda e vi do la motivazione. Attendo che siate collegati, cortesemente condividete perché stiamo veramente superando ogni limite, è veramente una cosa a dire poco indegna, a dire poco indegna. Vediamo se riesco a girare lo schermo, ci provo, vediamo se riesco a invertirlo, vediamo, eccoci qua. Guardate la motivazione. Abbiamo rimosso il tuo contenuto. Questa è Radio Maria, perché sembra che abbia condiviso o inviato immagini di nudo o di atti sessuali. Questo qua è per la Via Crucis, quindi una cosa, amici, guardate. Una cosa diretta a Gesù, oscurato perché sono atti sessuali secondo l'algoritmo, secondo chi l'ha oscurata, secondo Meta, secondo i vassalli di Zuckerberg, secondo loro, secondo questo algoritmo che è un'intelligenza, è una stupidità artificiale, l'algoritmo di Facebook è una stupidità artificiale, perché vedere in Cristo atti sessuali, amici. Quando fate vedere i Pride con gente vergognosa, gente che fa vomitare letteralmente per quello che fa, non per le persone, per gli atti, perché fanno vedere cose che sono veri atti sessuali, parliamo del peccato e non dei peccatori. Bene, voi andate a oscurare Radio Maria con la Via Crucis perché secondo voi le immagini di Gesù sarebbero un atto sessuale. Secondo me dovete regolare l'algoritmo, se no spegnerlo completamente perché avete veramente rotto le scatole. State distruggendo tutti i nostri valori, siete veramente vergognosi.
Siete veramente vergognosi, avete un algoritmo che non funziona, avete i computer, i vostri software che dovrebbero essere intelligenti, che sono, non è intelligenza artificiale, ma è stupidità artificiale allo stato puro. Siete riusciti a creare un software che fa solo delle cazzate, proprio una cosa indegna, indegna, vergognoso. Ditemi voi. Cioè, veramente, veramente una cosa vergognosa. Aspetto un vostro commento che condividiate, perché veramente è una cosa. Ecco, Giuseppe dice andrebbe rimossa la scatola cranica, ma non sono persone, attenzione amici, non pensate, adesso lo diciamo in modo sarcastico, non è una persona che l'ha bloccata, è l'algoritmo che in automatico ha visto le immagini di Gesù e ha detto che erano atti sessuali. Quindi pensate quanto può essere un software serio, può essere intelligente l'intelligenza artificiale di Meta. Pensate. Rimuove delle cose inutili. Io tutte le volte faccio i video e devo andare a dire sbloccatemelo perché vedono cose che non ci sono. È una cosa indegna. Però se ci sono i Pride, evidentemente qualcuno dice non bloccateli. Qualsiasi cosa facciano vedere. Se fanno vedere gente che viene storpiata e di tutto, non vengono chiuse, no? Gente che viene picchiata, fa vedere atti di violenza, no, quelli non vengono riconosciuti, l'algoritmo non li riconosce. Evidentemente, amici, vogliono far vedere l'algoritmo che è dalla parte di Satana al 100%, è stato programmato da qualcuno che è dalla parte di Satana al 100%, evidentemente ha voglia di far vedere solo quello che gli interessa. Ma guai parlare di... ho fatto vedere un video mio di un miracolo, mi è stato oscurato. Se non puoi parlare di miracoli, non puoi parlare di pace, non puoi parlare di libertà, non puoi parlare di nulla, tranne che di quello che vogliono loro. Siamo alla follia più totale e a Pasqua dovete svegliarvi, Siamo arrivati al punto che Meta oscura la Via Crucis, amici, siamo arrivati a un punto di non ritorno. È veramente una cosa demoniaca quella che hanno fatto, un algoritmo demoniaco. È stato pensato da qualcuno che è vicino a Satana. E lo dico, da cristiano lo dico, questo qui lo dico e lo penso e non lo nego, non lo negherò mai. Veramente una cosa triste. La cosa più triste che potevo vedere per Pasqua. Tristezza totale. Angela Ferrari dice, io continuo a dire che siamo nell'era del male. Purtroppo Angela è una dura realtà, ce ne siamo accorti tutti. È un'era dove puntano solo a trasformare i nostri bimbi fin da piccoli in esseri non naturali. Chi vuol capire capisca. È un'epoca dove vogliono far cambiare il nome alla mamma e al papà, chiamarli genitore 1 e genitore 2. È un'epoca in cui vogliono togliere tutti i nostri valori della famiglia, vogliono distruggere tutti i nostri valori della famiglia, vogliono toglierci le case. Vogliono schiavizzarci, vogliono obbligarci a fare cose che non vogliamo fare. È un'epoca pessima. È la cosa pessima che noi glielo permettiamo, perché nessuno dice niente. Nessuno dice. Se tutti ci lamentassimo in tempo reale, Meta capirebbe che ha rotto le scatole. Capirebbe che la gente non è più d'accordo in quello che fanno. È una cosa vergognosa. È veramente una cosa vergognosa. Tristezza più totale. Bruno ha detto una cosa molto interessante. Siamo nel pieno del combattimento spirituale. Giuseppe dice, anche ieri Robby, la Via Crucis, diceva che c'erano solo 2500 persone, invece il video c'erano migliaia di persone in più. Sì, ci stanno limitando. Guarda, 200 collegati, ditemi voi, 200 collegati. Ne facevo 20.000, con Montagnier 25.000 collegati, 200 collegati, un centesimo di quelli che facevo 2 anni fa. Rendetevene conto, che cosa stanno facendo secondo voi? E la gente mi ferma per strada, mi fermano in Egitto per dire Robby ti seguiamo, in Egitto. Questi stanno limitando chi dice la verità, chi è cristiano, chi lotta per la nostra fede, chi lotta per le famiglie. Ci stanno limitando tutti dal primo all'ultimo, è una cosa vergognosa. E arrivare a bloccare... la Via Crucis, arrivare a bloccare la Via Crucis, è veramente l'ultimo atto di una schifezza satanica più totale. Continuate a bloccarci. Troveremo il modo per bloccare noi tutte le piattaforme.
Prima o poi lo troveremo. Prima o poi lo troveremo, salvo che non vogliate cambiare e ripristinare quella libertà che sarebbe dovuta a tutti. A tutti. E non solo a chi vi pare a voi. Tristezza assoluta. Cristiani, preparatevi perché vogliono la battaglia e l'avranno. Ciao a tutti.